Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, qui voi non lo vedete, ma io ho un computer con la mia wishlist perché è un po' che non facevo un video dedicato ai libri che ho scoperto, ai libri che vorrei leggere, che quindi ho aggiunto alla wishlist. È un tipo di video che ho sempre visto vi piace comunque molto, anche perché si può chiacchierare così magari di libri che io non ho letto e voi sì, magari ci si può consigliare, scambiare impressioni su questi titoli. Allora, ovviamente come sempre io non so dirvi molto di questi libri perché non li ho letti, sono libri che per ragioni diverse mi hanno incuriosite, che quindi ho aggiunto alla wishlist sperando insomma prima o poi di leggerli. Ormai ho sul libraccio tre wishlist perché non so se lo sapete, ma il libraccio vi permette di inserire al massimo 90 titoli nella wishlist, quindi una volta che arrivate a 90 non potete aggiungerne, però potete creare diverse wishlist. Io sono alla terza che ormai ha 87 titoli, quindi tra poco dovrò creare la quarta. Io direi che la situazione wishlist mi è leggermente sfuggita di mano. Allora, non sono tra l'altro tutti libri recenti, ma ci sono anche dei libri magari usciti qualche tempo fa, anche perché capita che magari io scopro un libro o lo abbia scoperto, me ne senta parlare, mi incuriosisca, insomma, in un secondo momento. Parto con un libro che sicuramente molti di voi avranno già sentito nominare perché ha vinto il premio Strega europeo. Io l'ho scoperto non da molto, l'ho aggiunto in wishlist forse 2 o 3 mesi fa, e il libro in questione, adesso qui storpierò il nome dell'autore. Punto di fuga di Mikhail Shishkin, spero di averlo pronunciato correttamente. Come sempre, vi faccio apparire le copertine qui da qualche parte, in modo insomma da darvi un punto di riferimento visivo. Questo libro è il vincitore del premio Strega, è un romanzo storico di natura epistolare, quindi è formato da una serie di lettere che raccontano la storia di questi due innamorati che sono costretti a separarsi. Lui parte per la guerra e lei lo aspetta in un paese della Russia. Sembra un libro molto semplice, detto così, ma in realtà lo sembra finché il lettore, da quello che ho letto, non scopre che le cose non sono come sembrano. Non so dirvi altro, io ne ho sentito parlare da Martina e mi ricordo che nel momento stesso in cui ne ha parlato e me lo ha descritto, l'ho aggiunto in wishlist praticamente subito, quindi se lo avete letto fatemi sapere, mi incuriosisce veramente tanto. Altro libro che ho aggiunto di recente. Di questo ne ho sentito parlare su Instagram ed è La gatta di Elizabeth Day, un libro che sembra essere inquietante, ma non quell'inquietudine data dal paranormale, dalla paura del buio, quello scricchiolio particolare di certi libri, dall'atmosfera. In questo caso siamo sul piano dell'inquietudine umana, quindi quell'inquietudine che si prova quando abbiamo davanti una persona che ha qualcosa di strano, qualcosa che non va. In questo caso la storia è quella di una donna che ha la vita che ha sempre sognato, la famiglia che ha sempre sognato, la casa dei suoi sogni, fin tanto che non decide di mettere con suo marito in affitto una delle stanze che hanno di sopra per aumentare insomma le entrate, per guadagnare qualche soldo. Ad abitare al piano di sopra arriva una giovane donna che sembra essere sempre più invadente, sia nello spazio, quindi non lascia lo spazzolino nel suo bagno, ma lo lascia nelle zone comuni, cerca di essere, diventa sempre più invadente con delle domande inopportune sulla mancata gravidanza di questi due coniugi, e agli occhi della protagonista diventa sempre più invadente anche negli spazi verso suo marito. È un romanzo che parla dell'ossessione. Non so altro, ne hanno parlato benissimo anche in questo caso, quindi se lo avete letto, come sempre, fatemi sapere. Ho questo libro, poi c'è un libro che io ho visto in libreria, l'ho preso in mano prima ancora di leggere il nome dell'autore. È un autore che io vorrei affrontare da una vita. Ho letto, boh, ho provato a leggere diverse quarte di copertina, ma nessuna mi ha mai chiamato. Questo invece l'ho adocchiato prima di sapere chi fosse l'autore, e il libro è Le sorelle Lacroix, spero di pronunciarlo correttamente, è di Georges Simenon. Georges Simenon è un autore francese estremamente prolifico, ha scritto oltre 500 libri e forse, insomma, io inizierò da questo. Allora, Simenon in questo libro parte dicendoci subito che tutte le famiglie hanno uno scheletro dell'armadio e quello di questa famiglia protagonista è quello di un segreto che tiene unite due sorelle da anni. Un segreto che è come una fonte inesauribile di odio, di rancore, di invidia, di vendetta. Infatti ogni azione che compie una delle sorelle sembra essere pregna di odio e di vendette, di rancore. Non so altro, è una vita, ripeto, che vorrei affrontare. Simenon, autore insomma, molto noto, forse inizierò proprio insomma, da questo libro. Anche la copertina è molto molto bella, secondo me. Oh, poi questa graphic novel, cioè praticamente ha il mio nome sopra, l'ho vista da Silvia, su Instagram, Silvia in un click, ed è, hai sentito che ha fatto Ed Gein?
È ovviamente la biografia illustrata in questo caso del più efferato serial killer degli Stati Uniti. Sicuramente avrete sentito parlare di Ed Gein, ha ispirato film come Psycho, come Non aprite quella porta, uno dei serial killer forse più noti, più discussi, più controversi della storia americana. Questo libro quindi insomma mi chiamava a gran voce, sapete quanto io ami comunque il true crime, ho letto moltissime storie che si sono basate appunto su serial killer realmente esistenti e questa insomma mi attira parecchio. E non ho mai letto tra l'altro una graphic novel di true crime, ho sempre letto dei romanzi ma non una graphic novel. Poi questa invece è un'uscita recentissima perché il 20 settembre è uscito l'ultimo romanzo di Margaret Atwood. Doverosa premessa, io la descrivo sempre come una delle mie autrici preferite, quando in realtà io ho letto solo una sua opera. Sono ancora ferma, imperdonabile, al Racconto dell'Ancella, che è stato ed è uno dei miei libri preferiti in assoluto. È una vita che mi riprometto di recuperare altro. Ho in casa già l'altra Grace, l'ultimo degli uomini, però ancora non mi sono decisa a recuperare nulla. A settembre è uscito La vita prima dell'uomo, che diciamo, dove Margaret Atwood ritorna ai temi a lei molto cari come la condizione femminile, e in questo caso abbiamo la storia di una coppia aperta, entrambi hanno relazioni extraconiugali con la consapevolezza dell'altro e questa situazione sembra arricchire il loro rapporto anziché in qualche modo distruggerlo o deteriorarlo. In realtà quando muore suicida, mi sembra, l'amante della protagonista femminile, lei in qualche modo mette in discussione tutte le sue scelte, tutta la sua vita e il suo compagno non sa decidersi tra la moglie, insomma, e l'amante. Non so molto di più che la trama, io amo la penna della Atwood, secondo me è una penna veramente sublime, una delle migliori che abbiamo nella letteratura contemporanea. Sebbene, ripeto, io sia ancora ferma ad una sola sua opera ed è una vita che mi prometto di recuperare altro, però insomma non poteva andare dritto in wishlist questo libro. Libro che invece vorrei comprare il prima di subito, perché forse quando vedrete questo video l'avrò anche già acquistato, è una delle letture che vorrei fare per Halloween ed è Teddy. Ne ho parlato anche sul video, so in che ordine li metterò, ma ne ho parlato anche sul video dedicato alle letture che vorrei fare per Halloween ed è appunto Teddy che è edito dalla Giunti. Vi faccio apparire la copertina come sempre qui. Già la copertina si evince che è un libro assolutamente delle mie corde. Di cosa parla? È la storia di questo bambino, un bambino estremamente buono che disegna un'amica immaginaria che si chiama Anya. E già qui direi che i presupposti ci sono. Anya è una bambina immaginaria che gioca con lui, lui dice, quando è da solo e che vive e dorme sotto il suo letto. Cosa succede? Però un'estate la famiglia decide di assumere una babysitter per far compagnia a Teddy e tra i due si instaura un rapporto meraviglioso. Lui trascorre delle giornate spensierate e tutto sembra idilliaco se non che i disegni che fa Teddy diventano sempre più cupi, sempre più inquietanti. E quando i genitori cercano di capire e di indagare, Teddy afferma che è Anya che gli fa scrivere, gli fa fare certi disegni, non è lui, ma è questa amica immaginaria. Non so molto più di questo, ma ne ho già sentito parlare tanto su Instagram e le persone che l'hanno letto e delle quali mi fido ne parlano comunque molto bene. Chiudo questa carrellata con un libro che ho scoperto da poco, non so questo quando sia uscito, io l'ho visto in una libreria durante una passeggiata che stavo facendo e me ne sono innamorata sia per il titolo sia per la copertina, ma da questa casa editrice insomma non mi aspetto niente di diverso perché ha una grafica e una selezione, un catalogo eccezionali. Parlo di Abbia Editore, è una casa editrice veramente unica secondo me come pubblicazioni, come grafica, la riconosci subito se vedi un libro della Abbia Editore in libreria. Il libro che mi ha colpita è Spettriana, storie di fantasmi dell'antica Europa. Già il titolo fa per noi ragazzi. Aspetta che ho anche abbassato la telecamera perché mi sono accorta di essere centrata. In questo caso Abbia Editore raccoglie una ventina di ghost stories che erano parte della tradizione e della consuetudine dell'antica Europa e in grado di spaventare chiunque le ascoltasse, ma che con il corso dei secoli sono in qualche modo cadute nell'oblio. Anche in questo caso, se mi conoscete, saprete bene che non potevo non aggiungere questo libro, insomma, alla wishlist. Questi sono un po' i libri principali che ho aggiunto, insomma, in questo periodo.
L'estate poi devo dire che ho notato, aggiungo comunque meno libri perché magari ne escono meno, cioè esce poco o niente di solito d'estate, magari sono anche meno sui social, quindi ho meno modo di vedere nuove uscite, di sentire magari persone appunto parlare delle proprie letture. Mi sono poi anche allontanata un po' da YouTube in questi mesi, quindi ho avuto anche non solo come creatrice di contenuti, ma proprio anche come utente, e quindi ho anche letto e quindi ho anche visto magari meno video e ho scoperto comunque insomma meno libri. Questi sono i libri più interessanti che ho aggiunto comunque nell'ultimo periodo. Come sempre aspetto un vostro feedback, se avete letto qualcuno di questi libri, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ragazzi ci salutiamo, ci vediamo spero al prossimo video e vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione.